Con il culto di apertura, curato dalla pastora valdese Erika Tomassone, si è aperto il Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi del 2015. Prima del culto, pastori, ospiti e deputati si sono ritrovati nell'aula sinodale della Casa Valdese per un momento di preghiera e la sottoscrizione della confessione di fede da parte della candidata pastorale Eleonora Natoli. Il moderatore Eugenio Bernardini ha letto due messaggi che la Tavola Valdese ha ricevuto. Il primo è stato inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato l'importanza della libertà religiosa, radice della libertà civile, ed ha espresso l'apprezzamento per il prezioso lavoro sociale svolto dall'azione diaconale delle Chiese Metodiste Valdesi. La seconda lettera conteneva il saluto di Papa Francesco I. Il pontefice ha ricordato il cammino ecumenico condiviso e ha porto un fraterno saluto ai partecipanti al Sinodo. Sotto un cielo grigio il corteo si è spostato nel Tempio di Via Bequit, dove la pastora Tomassone ha dato il benvenuto e ha condotto la liturgia. Per la sua predicazione ha preso spunto dall'esperienza dei viaggi del profeta Giona, tratta dal Libro di Luca, capitolo 11, versetti da 29 a 32. Con un paragone attuale dedicato alle migrazioni, ha ricordato che non tutti i viaggi sono vacanze, ma sempre più spesso esili, fughe e spostamenti forzati. Nel corso del culto di apertura è stata consacrata al ministero pastorale la metodista Eleonora Natoli ed è stato presentato il pastore della Chiesa Riformata d'America, Timothy Tenclay, che presterà per un periodo servizio in Italia. Al culto erano presenti ospiti, rappresentanti di chiese evangeliche italiane e straniere e il vescovo di Pinerolo, Monsignor Pier Giorgio De Bernardi. La colletta è stata devoluta al progetto di accoglienza integrata dei richiedenti asilo della CSD, Diaconia Valdese, attivo in diverse zone d'Italia e che accompagna i richiedenti asilo nel lungo percorso di richieste, formazione e costruzione di una nuova vita. Il tema dei rifugiati sarà anche l'argomento della serata pubblica di lunedì sera, dal titolo «L'Europa comincia a Lampedusa».